19:11 minuti di questo 13° giorno del mese di novembre, qui a Radio 6, 98 e 100 in modulazione di frequenza. Buonasera anche a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento sul canale televisivo di Città Celeste TV, canale 85 del digitale terrestre, oppure canale 5085 se avete Sky Q. Noi siamo quelli della libertà, io sono Stefano Benedetti, buonasera a Federico Terenzi, ciao Fede. Buonasera a tutti, pronti e carichi, eccoci. Il nostro teleschermo va ad ingrandirsi perché collegato radiofonicamente e televisivamente diamo la buonasera a Giancarlo Oddi. Come stai Giancarlo? Ciao, bene, grazie. Tutto a posto? Ciao Giancarlo, buonasera. Tutto a posto, buonasera, tutto a posto. Come va la segretaria? La segretaria per il momento va bene, poi vediamo se riesce a condurre alla fine la trasmissione. Mi raccomando. Il collegamento alla trasmissione. Il collegamento. Non so, io ti ho chiamato Giancarlo perché so che voi non andate molto d'accordo e quindi vorremmo farvi fare pace in diretta e quindi noi ci colleghiamo con Vidigulfo dove c'è un certo Renzo Garlaschelli. Ah! Renzo, come stai? No, adesso male, adesso che ho sentito sia la Maria che Giancarlo Oddi sto malissimo. Capito, perché insomma, dai, fate pace in diretta, su, dai. Che non... Ciao Renzo! Ma ci conosciamo, scusi, ciao, cosa è ciao? Ci conosciamo per caso, non ho capito. Tutta questa confidenza vorrei sapere. Non ho capito, ma come stai Maria, come stai? Bene, bene Renzo, adesso che ti sento benissimo. Bugiardo. E Giancarlo come sta? Bene? Sto bene. Allora Renzo, guarda una cosa ti volevo dire, a parte vabbè c'è anche il buon Federico Terenzi. Ciao Renzo. Ti volevo dire una cosa, avrai sentito il nome di Maria, quindi anche la voce di Maria, quindi sì. Mi raccomando a quello che dici di Giancarlo, perché capito, anche se so tutte cose che sono andate in prescrizione, però voglio dire, comportati da gentiluomo. È difficile. Però Giancarlo, si può dire che se c'erano sciupa femmine dentro quello spogliatoio era Renzo Garlaschelli? Tutto vero, è confermato. No, perché qua parla, si dice che tu abbia lasciato 7-8 figli illegittimi in giro qui a Roma. I figli non lo so, però lui ha sciupato. Eri uno sciupone, Renzi. No, mi sono sciupato. Allora Renzo, intanto Giancarlo, alla tua signora ricordale che tutto quello che dice si sente in diretta. Ecco, ok. Allora, detto questo... Quindi, come dire, stai zitta. No, ci mancherebbe. Però ecco, capito? Anzi, è un piacere sentirla. Dopo, anzi, se ce la fai anche vedere, la salutiamo perché per noi è un piacere. Ci mancherebbe. Giancarlo, ti sento la mattina a Radio 6. Però, insomma, vorrei dire a tutti i... Ciao Maria. Vorrei che tu ci dicessi quello che pensi di tutta questa situazione legata alla Lazio, ovviamente anche a tutti i teleradioascoltatori di questa fascia oraria, perché magari rischiano di non sapere qual è il tuo pensiero. Ma il mio pensiero è che io non posso assolutissimamente credere che una società, qualsiasi società, manda a rischio dei ragazzi per giocare una partita di calcio. Quindi tutto quello che si dice, che si parla, io non vedo il nesso, assolutissimamente. Però Giancarlo, tu sai bene, e ovviamente sono d'accordissimo su quello che hai detto, perché insomma poi per far giocare 20 minuti Immobile a Torino, Conto dice una finale di Coppa dei Campioni, cioè neanche lì. Non esiste partita. La vita umana è una cosa e le non solo sono un'altra. La salute di Ciro Immobile, ma anche quelli di tutti i suoi compagni che avrebbero rischiato di essere contagiati da Ciro Immobile. Certo. Non esiste proprio. Però c'è anche un'altra inchiesta che è quella della giustizia sportiva, dove praticamente si rimprovera la Lazio e soprattutto nella figura del dottor Pulcini di non aver comunicato alla ASL tempestivamente, o comunque anche di non aver comunicato affatto tutto quello che stava succedendo in casa Lazio, e lì forse
si gioca una partita che per certi versi è anche un po' più rischiosa, perché io credo che sul discorso tamponi a breve ci saranno gli esiti delle controanalisi, delle controanalisi, delle controanalisi e saranno tutti verificati. Però da quest'altra parte, no, Giancarlo, si rischia un po'. Ma queste sono cose che, insomma, io non so e nemmeno ci voglio entrare perché conto parlare di calcio, conto parlare di queste altre cose. Io, come ti ripeto, sono del parere che nessuna società può fare delle cose sbagliate in questo momento che stiamo lottando veramente. Per la vita, quindi, se, questo è peggio di una guerra. E la guerra almeno sapevi dove stavano i nemici, qui non capisci niente, non ci si capisce niente. Non hai il coraggio di andare a trovare i parenti. Non è, insomma, è una cosa assurda. Muore della gente senza nessun parente vicino, senza un figlio, senza una persona accanto. Quindi io credo che stiamo passando il momento più brutto degli ultimi millenni, no? Degli ultimi 100 anni. Quindi parlare di calcio e parlare che nel calcio ci possano essere delle situazioni che vanno contro tutto questo che ho detto, mi sembra una cosa allucinante, allucinante. Renzo Carlascherli. Anzi, Renzo, aspetta un attimo. Prima di te, voglio dare un attimo la linea a Federico. Sì, perché voglio ricordare a tutti i nostri amici radioascoltatori, vi ricordo l'iniziativa di Ama Roma, la raccolta differenziata, una buona abitudine da condividere. Ama Roma, ama il futuro sostenibile. Renzo Carlascherli. Allora Stefano, io sono d'accordo con Giancarlo, però sta di fatto che sia di mezzo inchiesta, perciò boh, mi auguro di no, però staremo a vedere. Giancarlo ha detto che nessuna squadra, nessuna società dovrebbe fare una cosa del genere, però io gli ricordo che non so dove ha fatto giocare un giocatore metà partita Con la 48. Croazia. Sì, era con la Croazia, Vida, Vida. Vida, Vida con la Croazia, Turchia, Croazia. Bravo. E perciò vedi Giancarlo che tante volte succedono delle cose che magari. Nessuno. Io mi auguro che non sia vero, cioè, hanno cominciato oggi, hanno interrogato se non sbaglio il medico della Lazio, perciò staremo a vedere, io Ieri. credo che a giorni chiuderanno questo discorso sperando che tutto possa finire in un abbordo di soccorso. Ma Ma sapete qual anche, è il problema? scusate, Giancarlo? scusate, Sì. ma anche questo discorso di questo giocatore che avrebbe giocato la partita, cioè, No, avrebbe, ha giocato. scusate, ha giocato questa partita, lì c'è un problema di tempo e un errore. E sono d'accordo che hanno sbagliato a farlo giocare, ma lui aveva fatto il tampone, quello che si fa, e sembrerebbe che quando hanno scoperto che l'hanno fatto uscire alla fine del primo tempo. A quel punto è chiaro che non conta più niente perché quello che è successo è successo. Lì c'è sta una mancanza della comunicazione della società, della Ma nazionale Giancarlo, poi. mica sono arrivato il tampone a metà tempo, no? Questi qua probabilmente lo No, sapevano già no, prima, no, dai. no. Almeno io ho letto il giornale, non lo so. Io ho letto il giornale e sembrerebbe che loro hanno visto che era positivo, che la partita era già iniziata. Questo Eh sì, i ho risultati si letto. vede che sono arrivati tardi. Ecco, Ecco, questo del ho letto tampone questo. sì. Ma ho capito, Federico, ma l'amore di Dio, ma sono d'accordo, tutto da vedere, tutto da stabilire, ma però dire, arrivano. Questi qua fanno giocare un giocatore, non lo so, sinceramente è una cosa un po' difficile anche da capire. È arrivato tardi il tampone, ma cosa c'entra? Arriva la partita comincia alle 3, arriva il No, tampone allora, alle ma 4. Non il problema sembra è una cosa questo, di. Renzo, che su questo discorso dei tamponi si è capito veramente ben poco, perché se ci sono vari laboratori, da quello che ho capito e da quello che ho estrapolato dagli esperti che abbiamo sempre interpellato, praticamente non c'è una linea guida comune. Quindi ogni laboratorio utilizza dei kit, quindi che possono essere un po' diversi, c'è un range che può stabilire la positività o meno. Però, secondo me, come diciamo sempre, Stefano, o uno è incinta o non è incinta, cioè quindi Certo. o è positivo o è negativo, non No, può ma essere Federico, debolmente scusami, scusa, ti positivo. interrompo un Ci sono attimo, ma tanti io. problemi sui tamponi, secondo me, ragazzi. Il calcio Federico. ha fatto emergere un grosso problema, una grossa falla in questo sistema, secondo me. In No, generale anche per Federico, i cittadini parlo, eh. Federico, scusami, ma tu Sono hai d'accordo. perfettamente ragione. Ma io ti dico, questi qua non possono mandare un tampone quando la partita comincia alle 3.
e mandare un tampone in questi, se ne sono accorto. Beh, però Renzo c'ha ragione, dai ragazzi, cioè, vuoi dire, se, ma il giocatore non si doveva proprio allenare, non doveva proprio stare con la nazionale, no, che te ne accorgi alla fine del primo tempo, ragazzi. Ma infatti, è un aggravante farlo uscire alla fine del primo tempo, casomai. Però bisognerebbe vedere pure, cioè, quello che... Ma questo ragazzo, Vida, non si doveva proprio allenare, non doveva proprio stare nello spogliatoio. Ma non doveva partire, cioè, non è che può arrivare un risultato alla fine del primo tempo. Cioè, però dire, facciamo ridicolo. Ma lì può darsi che hanno fatto tutti un esame, non e credo che l'abbia fatto solo lui. E questi esami l'avranno mandati tardi. Ripeto, può essere un errore, perché l'errore c'è sicuramente. L'errore ci sarà stato. Però uno che fa giocare un giocatore che ha il... Mi sembra allucinante. Ma poi Giancarlo è una nazionale, quindi non è neanche una squadra di club. Quindi lì c'è stato evidentemente proprio un errore, una negligenza, una disattenzione. Chiamala, però non ci deve stare, tu capisci? Non deve esistere, esatto. Perché stiamo passando un momento in cui un errore può essere fatale per tante persone, perché poi magari loro sono giovani e praticamente smaltiscono presto, no? Ma capita, delle persone più grandi di loro, anche anziane, ci possono pure rimanere. Capita un anziano come Renzo, pericoloso. No, dai Renzo, ma hai sentito che ha detto Giancarlo? No, non l'ho sentito. Capita una persona anziana come Renzo, ci può pure rimanere. Ma dai, ma non è bella. Ma guarda, cosa, forse gli ricordo che lui è più vecchio di me, forse non si ricorda. Ma tanto tu ti puoi pure toccare le parti basse, Renzo, tanto non sei inquadrato. Già fatto, Federico. Lo sapevo io. Non funziona, quindi è inutile. Non funziona niente. Però non è bello, dai. Senti, ma io volevo chiedere una cosa a Giancarlo Oddi, no? Ma vi dava una mano in difesa Carlaschelli o stava lì davanti come Giorgio? Cioè, non rientravano o no? Vi davano una mano? Lui era un'ala, era un'ala che doveva fare i gol, quindi dietro non ci veniva mai. Senti Giancarlo, io però quando parlo con Renzo di determinate dinamiche, senza adesso ritornare a fare i stessi discorsi, lui mi risponde sempre un po' da democristiano, cioè... gli chiedevo in quale spogliatoio stavi, con quale schieramento stavi, che rapporti avevi con i giochi, e lui sempre: no, bene, tutto a posto con tutti. Ma me lo puoi dire tu, in quale spogliatoio stava Renzo dei due? Renzo stava nello spogliatoio dove si parlava milanese, quindi se parlava milanese non poteva stare né nell'altro, quindi stava con Felice. Sì, che, cioè, sai, poi adesso ricordarsi tutto quanto è un po' dura, però c'erano due spogliatoi, uno era quello del nord e l'altro era, diciamo, dal centro in giù. E quindi Renzo, tu stavi su, stavi a quello su. Senti Stefano, non ci potevano vedere, come potevo stare da una parte? Ah, non ho capito. Naturalmente io ti fo per i nordisti, cosa vuoi fare? È naturale, no? Era normale. Questi romani non ci potevano vedere, e pensa che siamo riusciti a fargli vincere il campionato, l'hanno capito dopo a distanza di qualche anno. Che il merito. Vedo già capte, sì, ma infatti, ma è stato preso apposta per far vincere il campionato alla Lazio, mica perché l'hanno preso perché era bello. Giancarlo, detto questo, tu adesso stai allenando, no? A Lanciano, anche se mi dicevi prima in privato che il campionato adesso è fermo, che sta succedendo? Sì, è tutto fermo, tutto bloccato, quindi non si sa quando si ricomincia e basta, quindi non alleniamo nessuno. Roma, Giancarlo, sei a Roma? Sì. Ma tu Renzo, quando vieni a Roma tu? Ma non vengo più a Roma, ma basta, per l'amor di Dio, oramai quello che ho dato Federico, basta. Tu c'hai paura, ma io lo so perché tu non vieni, tu c'hai paura che qualcuno ti viene a bussare poi, ecco, io lo so perché non torni tu. Perché ti fermano per strada, papà Renzo, esatto. Papà Renzo, nonno Renzo.
Sentite ragazzi, secondo Ecco, voi... questa, Stefano, questa è un'altra battutaccia come ha fatto il nonno. Che nonno? Il papà, casomai, il Beh, perché nonno. per dire, magari il figlio illegittimo che hai può anche aver avuto dei figli. Sì, ho Voglio capito, ma dire. il nonno vuol dire che, insomma, l'età avanza, è il Ma nonno. aspetta, fammi un po' andare a vedere, scusa. No, volevo dire una cosa. Ritenete che questo campionato possa dare dei risultati piuttosto inattesi che possano, diciamo così, favorire le squadre più fortunate? Giancarlo, Ma io credo quando che parlo di questo fortuna, campionato. mi parlo di, ovviamente di Covid. Sì, beh, certamente. Io credo che questo campionato è un po' falsato come quello dell'anno scorso. Perché purtroppo succedono delle cose che, ecco, magari un gioco, una squadra gli si fanno, gli prende il Covid 3-4 giocatori, magari importanti. E devi giocare, giochi con gli altri, magari perdi la partita, non l'avresti persa. Cioè, sono due campionati, questo e l'altro, e quello che è passato per me non sono due campionati regolari. Comunque, per l'amor di cronaca, c'ha ragione Renzo, è più giovane di te. Ma lo so che è più Ah, giovane di me, però ecco. sembra più vecchio, no? No, no, Perché lo vedi vabbè, come sta messo. vabbè. Ok, vabbè. Renzo, Dimmi. che ne No, no. pensi di questa considerazione? Ma no, ha ragione Giancarlo, è fasullo come campionato, dai, non ci sono delle sorprese lì davanti. Juventus, Lazio, Inter stanno balbettando un attimino. Naturalmente Juventus e Inter rimangono, credo, le favorite. Adesso non so, però rimane il campionato fasullo per via di questo benedetto, maledetto coronavirus. Comunque meglio fasullo, meglio un campionato fasullo, meglio un campionato senza tifosi o è meglio uno stadio senza campionato? Giancarlo. Ma cioè, il calcio senza tifosi non è calcio, non è bello da vedersi, quindi questo Capito? non ci piove. E purtroppo si deve andare avanti e dispiace per i tifosi che poi sono quelli che a mio modo di vedere pagano più di tutti, ma non solo perché pagano il biglietto, per la passione che ci mettono, per quello che fanno, per la loro squadra. E purtroppo non possono stare vicino ai loro beniamini, ma come dicevo prima, è tutto anomalo, è tutto anomalo. Eren, vi... Renzo? Guarda, è brutto vedere in televisione una partita senza calcio, perciò ti puoi immaginare, no? Ma anche i giocatori credo che hanno qualche, Senza non dico pubblico. di senza pubblico, sì. E anche i giocatori naturalmente entrano di sicuro, non lo so, io non ho mai giocato senza E non vi è mai capitato? a me no, sinceramente non so Giancarlo, almeno No, ma no. è brutto perché si vede proprio, non lo so, è un calcio diverso, non lo so, sinceramente non ti attira minimo più di tanto, è chiaro che quando vedi la tua squadra, però sinceramente guarda, anche recentemente guardo le partite, ma quasi quasi mi annoio, non mi sto annoiando, se devo essere sincero. Lo so. È vero, vero, sono d'accordo. Lo so, d'altronde, però ripeto, forse è meglio un calcio così che un non calcio. Però bisogna andare Certamente. avanti, Stefano, è chiaro, no? Bisogna Certo, andare avanti. voglio dire, meglio una volta si diceva meglio una partita senza telecronaca che una partita senza giocatori. Voglio dire, no? E questo penso che Sì. sia normale. Federico, hai qualche curiosità prima di salutare i nostri eroi? Ma guardate, io invece volevo. Ma loro l'hanno fatto il pronostico? No, mo glielo facciamo fare. Ora glielo facciamo fare. Cioè, Ecco, bravo, no, volevo Federico. sapere proprio in merito alla Lazio, un vostro giudizio sulla stagione della Lazio fino adesso, Giancarlo e Renzo. Io comincerei da quello dell'anno scorso. Io l'ho sempre detto e lo ripeto: secondo me, se il campionato fosse stato un campionato normale, la Lazio avrebbe vinto lo scudetto. Su questo io ci metto 10.000 firme, se non succedeva quello che è successo. Quest'anno è diverso, non la vedo giocare come l'anno scorso, prima del knockout. E che devo dire? Per me la Lazio può lottare con tutti, però. Lo scudetto è una cosa un po' particolare, un po' difficile. E poi se ci arriva come ci arrivava l'anno scorso, come ci poteva arrivare l'anno scorso, tutto si vedrà. Renzo? Sì, è vero, la Lazio non
non bella come l'anno scorso di sicuro, però ripeto, è un campionato piuttosto anomalo e comunque una squadra che può arrivare naturalmente nei primi quattro. Vedo ancora l'Inter e Juventus, naturalmente non lo dico io ma lo dicono tutti i tecnici, li vedo ancora dei favoriti. Poi la Lazio si sta benissimo dietro, dietro a queste due. Io invece, sapete che vi dico, che adesso non voglio fare pronostici perché sarebbero magari fuori luogo, ma che nel momento in cui la Lazio riavrà tutti i suoi giocatori a disposizione, con un briciolo di fortuna legato a un rendimento continuo di Akpakpro, con un inserimento di Fares, di Pereira, nel migliore dei modi, tale da avere anche per quanto riguarda Murici, tale da consentire a Simone Inzaghi di avere dei ricambi ma chirurgici, no? Perché un conto è che tu inserisci 1-2 giocatori nell'arco di una partita, un conto è che sei costretto a metterne 5-6 come è successo fino adesso. Beh, sì, io penso che... vale anche per gli altri questo discorso, eh? certo, vale anche per gli altri, però cioè, noi sappiamo quello, proprio visto quello che avete detto voi, perché prima del lockdown la Lazio ci aveva dato la netta sensazione che poteva proprio concorrere per vincere lo scudetto. Prima, ma come diceva Giancarlo, sono passati 4-5 mesi. Ma la Lazio ci sta, te l'ho detto, nei primi 4 ci sta benissimo. Adesso non mi chiedere se può arrivare primo o secondo. Beh, quello io è... ti dico che questo è un po' difficile, però nei primi 4 ci sta, insomma, anche per quello che vedi in giro, non mi sembra che la Lazio che non sta andando benissimo, ma anche le altre squadre non è che stanno facendo favine, insomma, perché la Lazio non la dovrei vedere nei primi quattro. Allora ragazzi, vi faccio fare il pronostico e vi guido io. Iniziamo da Giancarlo Oddi, vai. Il pronostico di Giancarlo Oddi, quarta classificata. Quarta classificata? Sì. Ma io sarei... Sì, per me è positivo, un risultato positivo. Chi? Quarta classificata, mi devi dire... Ah, ma devo squadra. Dire l'altro. Quarta... Ah, le prime quattro. Le prime quattro. Beh, la Lazio... Aspetta, che lo rifacciamo. Rifacciamo, sigla. Arriva. Il pronostico di Giancarlo Oddi, quarta classificata. La Lazio. Terza classificata. Il Napoli. Seconda classificata. L'Inter. Vince lo scudetto. La Juve. Grazie Giancarlo, un piccolo commento, ti sei dimenticato di Atalanta e Roma oppure non ci credi? No, l'Atalanta per me anche farà Milan, bene. Anche il Milan mi sembra. Anche il Milan, sì, anche il Milan è partito benissimo, però potrei reggere tutto il campionato Ibrahimovic, perché certo. Dipende tutto da là, eh? Quindi l'Atalanta forse la posso mettere all'altezza nostra, però anche l'Atalanta non può ripetere il campionato dell'anno scorso, quindi io la vedo un po' sotto a noi. La Roma? No, vedi proprio. La Roma è un'incognita che lotterà per entrare nelle prime quattro, però non credo che ce la faccia, insomma. Il pronostico di Renzo Carlaschelli, sigla. Napoli. Aspetta. Il pronostico di Renzo Carlaschelli, quarta classificata. Napoli e Roma per il quarto posto, se la giocano poi con quella partita. E terza Lazio, classificata. Lazio. Seconda classificata. Juve e Inter prima. Vince lo scudetto l'Inter. Grazie Renzo. Intanto vi do un paio di notizie. Salah, del giocatore ex Roma e del Liverpool, è risultato positivo al test anti-Covid-19, mentre c'è un infortunio che sta tenendo in ansia i giocatori del Napoli, perché Osimhen è stato costretto ad uscire in barella durante la partita tra Nigeria e Sierra Leone. Si ipotizza che ci possa essere un brutto problema al polso. Stanno cercando di capire se si tratti di una frattura o no.
Grazie ragazzi, grazie Giancarlo Oddi. Grazie Ciao a tutti. Giancarlo, un abbraccio. Ciao, buona serata. Giancarlo, aspetta, Buona serata. un attimo, Giancarlo. Renzo, grazie, ciao. Ciao Grazie Renzino. Renzino. Un bacio Maria, ciao. Un abbraccio. Allora, intanto colgo l'occasione per salutare anch'io Maria. Ciao Ciao Maria. Maria, grazie di tutto. Ciao a tutti. E poi Giancarlo, ciao. E poi Grande. Giancarlo, un giorno con calma, come abbiamo già fatto con una nostra diretta su Facebook, ti richiamiamo. E praticamente con la telecamera ci fai vedere tutti i quadri, qualcosa la vediamo già Perché già dietro la di vediamo te. lì Ecco dietro. qua. Lo possiamo mettere a schermo intero, Giancarlo, un attimo? Ecco, vediamo un Non ho attimo. capito. Ecco, un giorno ti chiamiamo con calma e praticamente con la telecamera ci fai vedere tutti i quadri che sono dentro casa tua, qualcosa già la vediamo adesso dietro di te. Vediamo. Ci sono belle figure, sì. Eh sì, beh sì, praticamente vedo che tu c'hai praticamente un piccolo Grande. museo biancoceleste dentro la tua casa. Sì, ce l'ho tutti. Lo so, però io adesso ci avrei voglia di chiederti se ce li fai vedere, però No, un'altra volta. un'altra volta, senti la signora, magari che non hai rifatto il letto, Maria, c'hai paura che vediamo il letto? No, l'ho rifatto il Allora letto. va bene, ok. Grazie Giancarlo, alla prossima volta, Grazie grazie. Ciao Giancarlo, un Maria, saluto anche a Maria. ciao, Ciao ciao. grazie, ciao.